Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Mitopia. Le avventure su Mitopia non sono ancora finite, dobbiamo scoprire ancora alcuni posti. Iniziamo parlando con la guida, Benson. Questo posto è un continuo piovere di gente, non so dire se sia una cosa buona o cattiva. La gente arriva qui senza un obiettivo preciso, e prima che tu te ne accorga è già ripartita. Tu vuoi dire di chi vuole incontrare più persone possibili? Se è così ti consiglio di fare un salto qui piuttosto spesso. Ora che ci penso, sai le medaglie tipo quelle che ottieni aiutando i viaggiatori? Dovresti averne già qualcuna, no? Che dici di farmi dare un'occhiata? Prego? Ok, questa sì. Ah, bene. Insomma, ce ne ho 107 su 273. Quante ne hai? O hai raggiunto un 40%? Un risultato di tutto rispetto. Ti manca ancora un po' di strada da fare, però. Continua così e raggiungerai il traguardo finale, che non ho idea di quale sia. E tu dove... chi sei? Gatta alla moda. È dura tenere a bada migliaia di ammiratori. Non sa più dove girare la testa, non ha più pace. Vorrei poter scappare da tutto e da tutti ogni tanto. L'isola Garapasso potrebbe essere il luogo ideale. Ti piacerebbe accompagnarmi lì? Beh, sì. Non ho idea di dove sia, quindi va bene. L'isola Garapasso, eccola qui. Scegli un Mi per l'esploratrice. Asuna. Sì. Ecco, di Erza non mi dispiacerebbe. Sarebbe Elsa, però vabbè. Iniziamo allora. Lei è il primo personaggio che incontriamo. Ci accompagnerà in questa avventura? Wow! Che c'è? Non avevo idea che ci fossero degli indigeni se lì sulla Garapasso. Ma non sono un indigeno. E sono lì di aver riscoperti, fama e gloria a me! Non vorrei rovinarti la festa, però... Aspetta, non sarei un semplice viaggiatore, vero? Ah, io che credevo di aver scoperto una tribù sconosciuta. Beh, pazienza. Io sono Erza, l'esploratrice, al tuo servizio. Ma se un'isola è conosciuta, sarà conosciuta anche la sua tribù indigena, no? Ho appena scoperto questo posto e ho subito cominciato a perlustrarlo in lungo e largo. Capisco. Però questi maletti mostri mi impediscono di lavorare in pace. E come se non bastasse, non si tratta certo di mostri da niente, no signore? Sono molto potenti, tanto quanto sono fastidiosi. Se hai intenzione di farmi concorrenza ad esplorare l'isola, vedi di fare molta attenzione. Ok, ho capito. Questo è quanto, giusto per darmi fastidio era. Mostri difficili da affrontare? Ok, sono il mio pane quotidiano. Ecco la mia ciurmaglia. Non mi piace molto l'arma di Bob Ross. Beh, capisco. Oh, Androlink, guarda come brilla l'orizzonte. Eh sì, il riflesso del sole è così bello. E il mare è così vasto e sconfinato. Sai che la nostra strada ci porta proprio verso il mare? Sì, che lo so, dai, andiamo. Yupi! La maga è piuttosto felice. Ok, lei non è forte nei combattimenti, ma questo me l'aspettavo. Bene. Iniziamo con dei Magikarp farlocchi. Vediamo un po' quanto sono forti. Ma a parte che, vabbè, Alama è top tier, però 1200 punti, è mica cotica. Pure il bonus. Scusami, allora voglio salire di livello, tanto che ci sto vicino. Alama è troppo forte, sì, hai ragione. Hai perfettamente ragione, cara. Wow, rettiloidi blu. C'è un colpo fantasma. Ok. Mega fuoco che non l'ha mandato KO, wow. Beh, borghese. Bella borghese. Ci sta. È una lancia quella. Il bonus diamola a Bob Ross. E continuiamo. Ha un buco nella scarpa. Aspetta, come? Eh già. È strano avere un buco nella scarpa oggigiorno. Che succede? Bob Ross è stordito.
Ah, ok, ora però è potente, ora si è curato con l'agopuntura. Non credo funzioni così l'agopuntura, ma ok. Diamola per buona. Ah, una medaglia per aver visitato l'isola a gara passo. Chi è che sta male ora? Mr. Clean. Ah, ma lì è il punto che ci interessa arrivare. Oh. Visiterò anche questi per completismo. E guarda un po', si aprono altre strade. Ma ti pareva, io lo sapevo. A parte mi sa che qui posso tornarci quando voglio. Grotta Marina? Ah, pensavo di essere tipo ancora sulla spiaggia. Sarà meglio completare allora prima la missione dell'esploratrice qui? Oh no, io ho sonno. Comunque anche l'esploratrice lì se la gode, è forte. Guarda, vedi? Accidenti a lei. Ah, ma qui prosegue poi. Prosegue tutto qui. Allora, andiamo prima a fare la missione per la tipa qua. Ah, c'è ancora della strada poi. Va bene. Va bene, meglio così. Insomma, questo episodio lo dedico all'esplorazione di quest'isola, oltre che al completamento di questa quest che ci hanno affidato. Oh, vediamo un po' a sto punto allora che cosa è. Ci sarà sicuramente qualche nemico. Ho messo anche Mr. Clean in squadra a posto di Borghese. Eccoci qui. E allora? Questo posto è l'isola Garapasso? Bene, è il momento di un meritato riposino. O forse no? Chi è che ti ha rubato la faccia? Alieno. Trappolona. Vai, attacco proditorio. Mi nascondo per 2 turni e poi attacco. Ferma! E che cos'è? Quante volte attacchi? Stai buono! Alienaccio dei miei stivali. Oh, ma che è? Stai a casa tua? Nuova abilità di Alama, barriera. Oh, si protegge. Ma non protegge gli altri. Alama! E dai, eh. L'ha preso malissimo proprio. Eccomi! Ma sul cervello che lo spappoliamo. Cos'è successo? Ok, Mr. Clean ho capito, ma Alama? Diventato vecchio! Salvaria, se non lo finiamo. Mamma mia. Ma guarda, però è carinissimo, guardalo. Si regge lì con l'arma. Ok. No, Andre Link torna più a combattere. Preciso, va. Giusto in tempo per il mio turno. No. Sprecato. No, dove guardi, Andre Link? Pronto. In maniera banina. Cerina da banena. Beh, colpo fantasma, quanta vita! Quanta vita sto coso, ehi! Ma ragazzi, ma davvero? Ci credo che quella c'aveva paura dei nemici che sono forti. Guarda quanta vita c'ha sto coso ancora! No, vabbè, però non può essere, mo l'ho ricaricato. Va bene, ok. Ci siamo, dai. Ma anche un altro andava bene. Vai su, fai colpo. Drena salute, bravissimo. Ok, ci siamo ora. È finita. La tenaglia funziona sempre. Scoppia! Non deve sparire, deve scoppiare proprio, perché mi sta antipatico. Ma quanta vita c'aveva quel coso? Ehi. Perfetto, eh già. Astro cibo, sì, schifo. Cibo degli astronauti. Plong. Niente paura, mi dovete ammiratori, sto benissimo. Ma non ci interessa. Neppure qui ho un attimo di respiro. Anche quel mostro deve essere uno dei miei fan. No, no. Beh, è stata una ventata di cambiamento, grazie.
Però il compenso è buono, dai. Ora dovrei tornare. Non disperate, miei amati fan. Ma questa voleva starsene un po' per conto suo, no? Scusate. Fatele godere una mezza giornata di riposo. A meno che non è una di quelle influencer che quando va al mare... Ah, finalmente un po' di riposo. Hashtag mare e mette il nome del mare e tutto quanto il resto, no? Dillo che vuoi essere trovata, no? No, un po' di relax da miei fan. C'è ancora un po' di strada da fare qui all'isola Garapasso. E siamo ancora dentro la grotta marina. Insomma, vorrei un attimino finirla sta strada. Ci sono anche molte strade qui a quanto pare. Alcune che portano al tesoro, altre che portano al nulla. Però, un bel posticino. Inoltre da ogni lotta si ricevono punti esperienza bonus, anche se credo valga solo per questa volta la visita. Per la prima visita, non per sempre. Abbiamo anche il mago del quiz domenica. Mister Quiz è il mago del quiz, vabbè, insomma, abbiamo capito. Diamo inizio allo spettacolo, vai. Chi sono? Ok. Vediamo un po', domanda 1. Chi è? Chi è Sakurai? Lui? Ovvio, Sakurai. Domanda 2. Chi è Brando il soldato pigrone? Lui, soldato, c'è solo il soldato, scusami. Facile, no? Questa dovrebbe essere la più difficile. Chi è Bubbles la fata minore? Ma è troppo semplice così. Cioè, mi metti tutte quante categorie diverse i personaggi, ovvio che dopo uno lo riconosce, no? Cosa? Ok, può succedere. Va bene? Oh, e a questo punto riacco l'esploratrice. Allora, che si dice? Incredibile! Finalmente incontro l'indigena di questa sperduta isola! Presto il mio taccuino, questa scoperta mi renderà ricca e famosa! Oh no, sei ancora tu. Grazie dell'accoglienza, sai? Ho delle novità. Ho fatto una scoperta davvero interessante. Oh, di che si tratta? Cos'è? Pare che da qualche parte su quest'isola si trovi una porta misteriosa. Ma non è tutto. Ho il fondato sospetto che dietro di essa si celi qualcosa. Qualcosa di assolutamente incredibile. Formidabile, ma perché stiamo oscillando come dei pendoli? Mi sta venendo la nausea? Giusto. Si trova una porta? È vero. C'è una porta lì. Andiamo a scoprire di che si tratta. Eccomi, sono tornato, pronto alla carica. Dato che il mio PG si è rimesso, possiamo farlo tornare in squadra, come è giusto che sia. Eccoci qua. Vediamo un po' cosa c'è dietro questa porta. Ah, ci vuole qualcosa per aprirla. Un vicolo cieco. Mi chiedo cosa possa entrare in questo foro. Per il momento non è possibile andare avanti. E allora proviamo a proseguire di qua, magari troviamo qualcosa che ci serve per aprire questa porta. Vediamo un po' come prosegue la storia. Dove andiamo a parare? Ah, al tesoro! Forse potrebbe essere il tesoro che ci serve per aprire la porta, chissà. Hai ottenuto una pietra antica. Bene, mi piace. Bene. E dietro quella porta c'era anche un portale che ci portava però dove? Ok, ci siamo. Ora siamo pronti. Ma sì, quella cosa che abbiamo appena recuperato, no? Ora si può proseguire. Meglio così. E la strada ci porta in questo punto di teletrasporto che arriva... Non ho idea dove. Comunque sia, l'episodio termina qui, nel prossimo esplorerò anche tutta quanta quest'altra area e andrò avanti, ovviamente esplorerò anche qualche altro luogo. Ad ogni modo io vi ringrazio ovviamente per aver seguito il video, in descrizione trovate il link per Instagram e Telegram e se ancora non siete iscritti al canale magari iscrivetevi che mi fate molto felice e ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!